È nato a Faido, si chiama Fabio Duccoli, in arte è Jimmy Johnny Duck. La sua grande passione, la musica popolare americana. Nel nuovo CD un omaggio alla memoria dei minatori che hanno perso la vita durante la costruzione del tunnel ferroviario del Lötschberg. La prima volta che ha preso in mano una chitarra è stato a 11 anni. Ha fatto parte di diversi gruppi e si è esibito a Sanremo giovani. Poi il colpo di fulmine per la musica folk country. Dire la verità, ho sempre avuto la passione per questo genere musicale, appunto gli artisti americani, John Mellencamp, Steve Earle, Bruce Springsteen, eccetera. E quindi ho voluto continuare a approfondire questo discorso e poi creando questa band che riproduce praticamente queste sonorità, passando dal country, folk americano, folk irlandese addirittura, e anche un po' di rock, rock and roll, eccetera, eccetera, restando più o meno in tema. On the Other Side è il brano che dà il titolo al secondo CD del cantautore leventinese, ma luganese d'adozione. Brano ispirato da una tragedia, la morte di 25 minatori italiani durante la costruzione del tunnel ferroviario del Lötschberg nel 1908. Mi ha colpito un documentario che avevo visto in televisione e che parlava di questa storia, di questi minatori che sono purtroppo morti dentro nelle macerie di questo tunnel, non sono mai riusciti quindi a incontrare i compagni che erano dall'altra parte a scavare, diciamo. Temi comunque che si possono ricondurre agli artisti folk americani dei tempi che furono, come Woody Guthrie e tanti altri, fino all'attuale, come Bruce Springsteen, eccetera, hanno ripreso comunque queste tematiche. Riferimenti musicali di Johnny Duck, Woody Guthrie, Hank Williams, Johnny Cash e tanti altri. Più di tutti, però, Bruce Springsteen. Sarà la strada su cui ti sei incamminato anche quella del futuro? Io credo di sì, perché comunque da un po' che ci esibiamo con questa formazione, con queste idee, con questo genere musicale, ci saranno sicuramente dei piccoli accorgimenti, magari nella formazione piuttosto che nei brani, eccetera, eccetera. Ma cercheremo più o meno di rimanere su questo genere qua, su questo tipo di espressione musicale.